Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo sesto appuntamento del percorso di webinar Tutti a scuola. Questo sarà anche l'ultimo dei nostri appuntamenti settimanali, lo ricorderò anche alla fine di questo incontro, il prossimo sarà a novembre, in particolare il 3 novembre, sempre di martedì. Dunque, nell'incontro precedente più volte è emersa la necessità di fare comunità e più volte è stata proprio evidenziata l'importanza della comunità, in particolare nel caso del webinar di martedì scorso per l'alleanza scuola-famiglia. Oggi affronteremo sempre il tema della comunità, di una comunità allargata. Fatta di tutti quegli attori territoriali che si prendono l'impegno e la responsabilità di diventare comunità educante, e quindi si impegnano a fare in modo di garantire il benessere e la crescita dei ragazzi e delle ragazze con cui sono in Si è parlato molto nei mesi precedenti dei patti educativi di comunità, dei patti territoriali. In queste settimane anche da parte di Save the Children c'è stato un impegno molto forte su diversi territori per supportare la creazione di questi patti territoriali, tenendo presente un punto fondamentale, e cioè che i vari attori del territorio sono fondamentali, ma la scuola rimane comunque centrale nella creazione degli stessi patti. E assolutamente la costituzione di questa alleanza territoriale non deve andare a diciamo, diminuire l'importanza e la centralità nella scuola per la creazione della comunità educante. Oggi entreremo maggiormente nel dettaglio di cosa sono i patti educativi di comunità e soprattutto di come fare comunità educante, anche e soprattutto tenendo conto del momento che stiamo vivendo. Sebbene il periodo del lockdown ci abbia insegnato come una rete territoriale sia fondamentale per poter proseguire anche nelle attività educative, è comunque un momento molto delicato per quanto riguarda proprio la tenuta della comunità stessa, proprio perché i contatti sono limitati. Dunque, per parlare dell'alleanza tra scuola e territorio, oggi abbiamo qui con noi Ennio Ripamonti, psicosociologo, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Angelo Lucio Rossi, che è il dirigente dell'Istituto Comprensivo Alda Merini e che ha una grandissima esperienza di alleanza scuola-territorio. Lascio subito la parola ad Ennio e ci rivediamo dopo. Grazie, grazie. Ditemi se non mi sentite, che così. Grazie dell'invito. Per me è un piacere essere qui con voi, essere qui anche con Angelo Lucio Rossi, con cui abbiamo avuto occasione, insomma, ho avuto modo di andare anche nella sua scuola e anche di essere presente in un momento simbolico in cui si stava sottoscrivendo un patto educativo territoriale. Quindi sentirete due voci che mi auguro possano integrarsi bene, ecco, che viaggiano, diciamo, fra la teoria e la pratica e che cercano di produrre sia buone indicazioni per l'azione, ma anche riflessioni per capire il mondo in cui siamo e come si trasforma. Introduco subito questo tema perché quando si parla di comunità, la prima cosa che dobbiamo fare, così questo io cerco di farlo, occupandomi da tanto tempo di appunto, psicologia sociale e di comunità, è problematizzare questa parola, capire di cosa parliamo quando parliamo di comunità, perché comunità è una parola dolce, rassicurante, calda, e quindi ci dà l'idea di un mondo in cui le diverse parti di una società locale, quindi la famiglia, le istituzioni pubbliche, il mondo del tempo libero, del volontariato, diciamo, dialogano, appunto, collaborano per il bene comune. Quindi questo è sicuramente sia un auspicio che una prospettiva, è scritto nei nostri progetti, è scritto negli statuti, è scritto anche nella Costituzione, però tutti noi sperimentiamo come non è così semplice
far seguire delle azioni a delle intenzioni. Quindi cercherò così in questi minuti di tratteggiare un profilo di che cosa vuol dire oggi per una scuola situare nel 2020, provare, una scuola come altre organizzazioni, provare a fare questo, quindi a stipulare forme collaborative con le diverse anime di una comunità. Ecco. La prima cosa da dire è che se dietro le nostre spalle abbiamo delle forme appunto di tipo comunitario, territoriali, che erano caratterizzate da una certa omogeneità, insomma, se penso alla scuola elementare che ho fatto io, al mondo appunto che ruotava intorno, c'erano alcune grandi agenzie educative, quindi la famiglia, l'oratorio, qualche organizzazione del tempo libero dello sport e la scuola come luogo, diciamo, universalista. Ecco. Il mondo intorno a noi, intorno ad ogni scuola, negli ultimi 20-30 anni si è enormemente complessificato. Non solo dentro le scuole c'è un mondo, nel senso che ci sono bambini, ragazzi, studenti che vengono da molti più paesi del mondo con un background culturale di riferimento molto eterogeneo, ma i territori si sono, diciamo, riempiti da un certo punto di vista di realtà che sono inedite come interlocutori della scuola. Poi lo sentirete anche nel racconto appunto, che seguirà. Quindi quando parliamo oggi di territorio, di comunità, anche di welfare, di comunità, dobbiamo visualizzare una moltitudine di organizzazioni molto più, diciamo, numerose del punto del passato, ma anche molto più diversificate. Quindi ai tradizionali interlocutori della scuola, che sono la famiglia, piuttosto che un oratorio, un servizio pubblico, eccetera, si aggiungano associazioni, gruppi sportivi, gruppi culturali, ONG come Save the Children, ma aziende, questa è stata una grande novità degli ultimi anni, che sono interessati sia con forme di sponsorizzazione, ma anche con forme di collaborazione, a dare una mano intorno ad uno degli eventi ancora così fortemente comunitario come la crescita, l'educazione. Quindi la scuola è il baricentro. E ha un mandato istituzionale, ma dobbiamo visualizzarla come situato in un luogo che è circondato più o meno fittamente in realtà gruppi informali, gruppi spontanei, cooperative, associazioni, gruppi sportivi, circoli culturali, gruppi musicali, insomma, questa è una cosa. Però fare comunità, usando l'espressione che è stata detta prima, oggi significa misurarsi con una complessità per cui le comunità locali di oggi assomigliano più a società globali localizzate perché hanno un grado di differenziazione molto elevato, quindi rende molto più complesso tutta questa operazione. Quindi serve l'intenzione, serve appunto il desiderio, adesso spieghiamo qual è il vantaggio, ma serve anche la pazienza e anche una certa metodologia, poi dopo vedremo, appunto, i patti sono uno strumento per fare questo. Perché fare comunità oggi nella scuola? Uno dei testi più famosi della sociologia degli anni zero, che ha avuto anche un certo successo, diciamo, di tipo giornalistico, è stato scritto da Zygmunt Bauman, un sociologo morto pochi anni fa, e si intitolava, nella traduzione italiana, Missing Community, le comunità scomparse. Ecco, noi nella traduzione italiana è stato intitolato Voglia di comunità. Perché? Perché noi cresciamo. Sempre di più i bambini, i ragazzi crescono in contesti dove appunto subiscono in modo positivo, in modo meno positivo, una moltitudine di influenze nei processi di crescita, che sono anche contraddittorie e disorientanti. Quindi il messaggio che sento a scuola, il messaggio che sento in famiglia, il messaggio che sento il pomeriggio all'oratorio o nel gruppo sportivo o nella società o nel gruppetto dei pari, nella società contemporanea spesso è un
è un messaggio caotico e confuso. Quindi ricostruire comunità, rigenerare comunità significa facilitare i processi di crescita, di apprendimento e su questo uno dei vantaggi è quello, per esempio, molta letteratura lo mostra, di contrastare un fenomeno su cui purtroppo, sapete meglio di me, l'Italia continua a detenere dei numeri preoccupanti, che è la cosiddetta dispersione scolastica, cioè la fatica di tenere agganciati i ragazzi oltre l'obbligo dentro percorsi di studio per approdare a un qualche tipo di formazione che consenta di avere qualche chance nella società della conoscenza, no? Che quindi costruire comunità significa anche guardare lungo, cioè quindi diciamo costruire una rete invisibile di relazioni e di collaborazioni che possono connettere, far entrare i ragazzi dentro circuiti virtuosi che magari neanche si giocano tutti a scuola, ma attraverso la scuola, con una cooperativa, con un'associazione, con un gruppo sportivo, tengono collegati i ragazzi in età evolutiva e cercano di mitigare quel fenomeno che è diffuso in alcuni paesi europei e che appunto gli inglesi hanno chiamato con i loro. Cioè ragazzi che non studiano, non lavorano. Quindi il fare comunità è un modo per mitigare in contesti saturi, a volte ricchi, sovrabbondanti, a volte di opportunità, ragazzi che dicono: ma io qua nel quartiere non c'è niente. Ora si può dire tutto quello che si vuole di un quartiere di una grande città contemporanea, ma anche di alcuni piccoli paesi, ma spesso ci sono più cose di quello che le persone vedono. Ecco, quindi uno dei motivi per cui si fa comunità è questo, quindi offrire un'opportunità, un affresco di esperienze che consente ai ragazzi di essere connessi. Come? Poi sentiremo dall'esperienza un esempio anche molto concreto che ho avuto modo di conoscere, insomma, di una zona di Milano, e questo è anche, può essere paradigmatico di tanti tentativi di fare comunità intorno a comunque a un evento che è quello della formazione, dell'istruzione dei figli, che con tutti i problemi che ci sono, con tutti i limiti, con tutte le dinamiche, continua a essere una delle poche esperienze tuttora davvero plurali, dal punto davvero universali di tutti quelli che hanno figli e di tutte le famiglie che hanno figli. Quindi è un momento, è una fase della vita, è un arco della vita fortemente, diciamo, in cui è più forte la dimensione di comunità o può essere più forte. Ecco, che cosa vuol dire far questo? Per una scuola, appunto, cimentarsi in questo, quindi i vantaggi, appunto, che ho cercato di dimostrare prima, cioè tessere relazioni che consentono forme di esperienza sociale e di apprendimento e di motivazione all'apprendimento che non sono veicolate solo nel tempo-spazio della scuola, che deve essere, no? Ma in un tempo-spazio che è intorno alla scuola o fra la scuola e il territorio, che può essere in sinergia con la scuola stessa. Quindi c'è il ragazzo che magari in classe fa fatica, ma che in un'esperienza costruita insieme all'associazione culturale del quartiere, magari aggancia in un setting diverso, in un contesto diverso, magari una passione che poi può ritornare nell'esperienza scolastica. Molta letteratura lo mostra. Molti ragazzi, per esempio, in progetti di contrasto alla dispersione, ritornano nel circuito dell'apprendimento, come dire, si accende una luce, si accende il desiderio, si accende una fiamma che magari matura non tanto strettamente nel setting scolastico, ma fra la scuola e qualche realtà che porta a scuola modi e forme inedite o in cui la scuola esce e sposta fuori da sé un'esperienza in cui l'apprendimento si possa misurare con un contesto inedito. Avremo molti esempi da questo punto di vista, ecco. E anche come oggi, in un momento così difficile, le scuole stesse interpretano in modo molto diverso questa apertura, no?
in un momento in cui la sicurezza, la prudenza, la prevenzione possono, diciamo, alimentare di più una tendenza alla chiusura, alla protezione, che da un lato è comprensibile, dall'altro lato è rischioso. Ecco. Quando si fa comunità, quindi quando si prova a usare il meccanismo della collaborazione fra diversi, si tratta di fare un'operazione che è anche di decentramento, e qui ci serve di più l'antropologia che la pedagogia, cioè la collaborazione di comunità è un'esperienza quasi di antropologia dell'altro, perché se voglio collaborare con un gruppo di giovani che fanno hip hop e sono portatori di una cultura, di un gergo, di un modo che è distante dalle forme tradizionali che conosco, non significa che divento come loro, ma che sono in grado di capirli, che sono in grado di collaborare con loro, come all'opposto posso farlo con un gruppo di catechisti dell'oratorio o con un gruppo di skaters o con un gruppo culturale oppure con un'azienda che è interessata a collaborare con la scuola o con un servizio pubblico. Ecco, quindi fare comunità significa oggi, nell'epoca in cui siamo, praticare forme di ibridazione, essere in grado di parlare con questi mondi, perché sono mondi che hanno molto da offrire alla crescita appunto di un ragazzo, e si tratta, ecco. Su questo mi sento di dare 8 piccoli suggerimenti, se me li consentite, che vengono dalla letteratura e dall'esperienza. Primo, tenere presente che le persone e le organizzazioni, anche molto diverse fra di loro, possono condividere obiettivi comuni mantenendo la loro diversità. Cioè è possibile fra diversi, con obiettivi diversi, con culture differenti, condividere obiettivi comuni. E su questo la scuola è formidabile, perché la scuola offre un'opportunità, dicevo prima, universalista, e sono molte le organizzazioni interessate o interessabili, perché l'infanzia, la preadolescenza, l'adolescenza è un grande motore di attrazione per una comunità. Sono proprio meccanismi potenti, eh? E quindi tenere presente che la diversità non impedisce, si tratta di, appunto, di saperla ben gestire. Secondo punto, per fare comunità sono fondamentali meccanismi legati al clima, quindi creare approcci, collegamenti, scambi, riunioni, incontri caratterizzati da un clima aperto, di disponibilità e di curiosità verso l'alterità, non subito preoccupati di dire a me quelli lì sono fatti così, ma quelli là però dicono cos'ha. Ecco, questa credo che per fare comunità nell'epoca in cui siamo ci serva questa apertura e questa disponibilità e soprattutto un clima, perché oggi in una società, come ci ha insegnato la sociologia francese, per esempio, degli ultimi anni, che è caratterizzata dalla sfiducia verso ciò che è diverso da me, si tratta di generare un'apertura di credito alla possibilità dell'altro. E poi magari scopriamo che quel gruppo, quell'organizzazione che non ci sembrava potesse dare una gran collaborazione, in realtà è più capace di noi di entrare in contatto con certi ragazzi o sa motivarli di più in certe cose. Ecco. Terzo punto, capire la diversità delle dinamiche organizzative. La scuola ha i suoi tempi, i suoi riti, le sue forme, i suoi calendari, le sue scadenze, se me lo consentite anche, che non vorrei sembrare, anche le sue liturgie, e le altre organizzazioni hanno le loro. Sincronizzare le diversità organizzative richiede pazienza. I tempi di un'azienda non sono quelli di un comune, ma neanche di una cooperativa. Ecco, quindi questa capire, avere la curiosità di capire come sono organizzati gli altri, non solo chiedere agli altri di sintonizzarsi sulla nostra organizzazione,
è un elemento fondamentale. Se devo collaborare con alcune organizzazioni, magari dovrò sentire tardo pomeriggio oppure verso sera. E questo implica, per esempio, un timing, un uso del tempo che non coincide con le forme rituali, anche con l'orario di lavoro che ha la scuola. Questo è un punto abbastanza delicato e molte esperienze mostrano che se si riesce a sintonizzarsi e a conciliare le diverse forme organizzative, ognuno mantiene il suo modo di funzionare, ma si trova un terreno comune in cui è possibile fare comunità, che non vuol dire diventiamo tutti uguali, no? Perché la comunità del XXI secolo è fatta così, non è omogenea, è eterogenea, ma può collaborare. Un quarto punto fondamentale è incoraggiare i gruppi con cui collaboriamo a mantenere la propria identità, la propria autonomia. Non devono mettersi a fare gli insegnanti, tanto quanto gli insegnanti non devono mettersi a fare gli psicologi o gli assistenti sociali o gli attivi, no? Quindi ognuno mantiene il suo, però l'educazione come grande esperienza di crescita è trasversale. Qui c'è tutta una letteratura. L'educazione è l'istruzione, che rapporto c'è fra avere un'esperienza educativa e l'apprendimento e l'istruzione, il conseguimento di un titolo? C'è una corenergia fra queste cose. Conosciamo sia la deriva, se mi concedete questo termine, che punta tutto sull'apprendimento in termini di acquisizione di conoscenze, livelli di istruzione, ma noi sappiamo che quelle che vengono chiamate le competenze trasversali, a volte i ragazzi, gli allievi, gli studenti li maturano in altre esperienze, magari facendo sport, piuttosto che suonando in un gruppo musicale o facendo il volontariato con sei titoli, faccio un esempio. Ecco, questo è il fatto di fare comunità implica che alcune esperienze. Per questo le organizzazioni vanno incoraggiate a tenere la loro identità, la loro autonomia e diciamo, mettere a disposizione un ambito di esperienze prezioso per la crescita, prezioso per l'apprendimento, ma che non deve per forza adeguarsi al format che deve essere quello della scuola. Apprezzare gli scopi degli altri, quinto punto. E gli scopi degli altri non sono gli scopi della scuola, perché per una società sportiva ci sono alcuni obiettivi, per l'oratorio ce ne sono degli altri, per una cooperativa, per il CAI che porta i ragazzi in montagna ce ne sono degli altri, per un gruppo ambientalista, per Legambiente ce ne sono degli altri. Gli scopi degli altri non devono essere esattamente concilianti con i nostri, qualcuno calca di più su alcuni aspetti. È molto importante l'ambiente, per qualcuno è molto importante la musica, la cultura, l'arte, lo sport, eccetera, eccetera. Ecco, apprezzare gli scopi degli altri vuol dire fare comunità mettendo insieme un mosaico appunto di esperienze che non si omogenizzano e che riescono a offrire. Quindi, ragazzi, come a tutti noi nella vita, si accende di più la passione per qualcosa piuttosto che per qualcun altro. Per qualcuno l'apprendimento, la voglia di fare si accende con l'arte, per qualcuno con lo sport, per qualcuno con la musica, per qualcuno con la lettura, per qualcuno. E quindi gli scopi delle organizzazioni con cui collaboriamo sono preziosi e vanno capiti, vanno conosciuti. Ci serve la curiosità, appunto, di esplorarli. Accettare a volte un accordo parziale, qui e ora, non, se, collaborare, stipulare un patto, fare dei progetti insieme non significa essere d'accordo su tutto, significa anche registrare che ci sono delle differenze di opinioni su che cosa fare con quella classe, cosa fare con quel ragazzo, cosa fare per affrontare questo fenomeno. Però in una società in cui è coltivato quasi a dismisura, l'egoismo organizzativo, nel senso non morale, ma proprio di cultura, cioè il mio, come che nel gergo comune è il mio orticello, va benissimo che ci sia l'orticello, però ecco, ci immaginiamo che questi appunto orticelli possano essere copie, un'espressione dal mondo dell'agricoltura,
anche un orto sinergico, cioè ognuno coltiva piante diverse, ma non è detto che siano in contrapposizione degli altri. Quindi ci sono, nel fare comunità significa che ci sono sempre tensioni, anche una certa dialettica, a volte anche un po' di conflitto. Se è un conflitto ben gestito, può essere un conflitto culturale, un confronto, opinioni diverse. Il conflitto non è scontro a tutti i costi. Il conflitto è il momento anche della verità, in cui tu pensi cose diverse da me. Io con quel ragazzo avrei fatto così, tu invece pensi che sia giusto così. Quindi, quando facciamo comunità intorno a un'esperienza come l'educazione, mobilitiamo anche sistemi di valori, immaginari, modi di intendere l'educazione, più regole, meno regole, più libertà, meno libertà, che si sperimenta sia nella classe docente, ma quando si fa comunità nella scuola, ecco, si allarga la platea di adulti con cui è possibile questo scambio. Anche qui si tratta di coltivare, no, al nostro interno questa attitudine. Quindi aspettarsi, settimo punto, alcuni scontri di opinioni, alcune divergenze, il fatto che su questo progetto non tutti sono d'accordo, qualcun altro storce il naso, e quindi procedere anche per accumulazione. Un senso per accumulazione di convergenza, non è che dobbiamo essere tutti d'accordo. Tutti noi sperimentiamo che quando anche sigliamo un patto industriale, non tutte le organizzazioni poi sono all'interno, sono sempre presenti, sono sempre propositive, sono tutti uguali dal punto di vista dell'energia che mettono. Alcuni si lamentano che alcuni non vengono mai, hanno firmato ma non sono presenti, qualcuno è fin troppo presente, ha una leadership esuberante, quindi si tratta anche di coltivare forme di leadership capaci di far crescere un'attitudine che oggi, nell'epoca in cui viviamo, non è facilissima, che è la collaborazione, cioè l'idea che è possibile con altro da me, diverso da me, intorno però a un'esperienza come quella della scuola, trovare delle applicazioni interessanti, magari situazionali, e quindi un consenso di fondo per cui io dico: certo, con quell'organizzazione non è che mi piace proprio tutto quello che fa, però siamo qua a gestire questo aspetto sportivo vicino alla scuola, stiamo facendo i laboratori di giardinaggio o, che ne so, di erbe officinali, e vedo che funziona molto con i ragazzi, ma va bene così. Ecco, questa attitudine, tenete conto che le società contemporanee sono molto in fibrillazione, lo vedete anche voi, no? Molte ricerche l'hanno rintracciato, quindi anche in questa fase Covid abbiamo pulsioni diverse, abbiamo pulsioni che sono convergenti, facciamo comunità, aiutiamoci. L'altro giorno il Papa nella sua nuova enciclica ce l'ha detto: fratelli tutti, cioè facciamo questo sforzo, siamo diversi, però sappiamo che ci sono pulsioni di altra natura, non solo a livello macro, anche a livello anche del quartiere, che sono più centrate su cosa devo fare io, cosa devi fare tu, è colpa mia, colpa tua, che sono per certi versi fisiologiche in una società, e che quindi con pazienza cerchiamo di sciogliere, di diluire, di stemperare attraverso un lavoro di comunità che non è mai un episodio isolato. Tutti gli studi ci dicono che è un lavoro di manutenzione continua, paziente e fiduciosa, ecco, rispetto al futuro. Da ultimo, pensare in termini di potere. Vi può sembrare strana questa parola, perché quando diciamo fare comunità, tutte le volte che diciamo fare qualcosa, lo diciamo perché non è abbastanza fatta, non è abbastanza generata, costruita. Quindi c'è un'attitudine che è di tipo costruttivo, però noi sappiamo che nei contesti ci sono delle attitudini di tipo distruttivo. È molto più facile distruggere meccanismi di collaborazione che costruirli, soprattutto in quest'epoca. Quindi è interessante, quando si prova a fare un patto educativo, territoriale, fare un lavoro di comunità, scuola-territorio, è interessante ragionare in termini di potere, cioè che cosa possiamo, proprio come la intendeva Platone, in che senso noi possiamo produrre un cambiamento che è guidato da un'utopia mai raggiunta, cioè fare una comunità che sta intorno alla crescita dei ragazzi
e che li fa crescere al meglio, ma anche trovare il modo di influenzare positivamente le dinamiche fra i diversi gruppi. Io mi fermerei qui, ci sarebbero altre cose da dire su questo aspetto, però mi fermerei qui perché magari possiamo poi usare un po' di tempo, lascerei volentieri un po' la parola ad Angelo Lucio Rossi che vi dà uno sguardo, insomma, che parte da un'esperienza e poi con piacere possiamo parlarne. Grazie dell'attenzione. Grazie Ennio, grazie a te anche per la chiarezza del tuo contributo. Sicuramente avrei dato dei punti aiuta molto anche nella comprensione di tutto il processo. A questo punto diamo la parola ad Angelo che può raccontarci la sua esperienza diretta come scuola, come dirigente scolastico. Dopo l'intervento di Ennio non parlo, vorrei che si conservasse tutto quello che ha detto lui. Voglio stare in silenzio. È una forma di protesta civile. No, non scherzo, perché è come se fossi, scusate, come se raccontassi, ma nello stesso tempo sono giudicato, giudizio critico, da quello che dice Ennio, che non sono solo input teorici, che a me dà fastidio questo aspetto di non legame tra teoria e pratica. Mi sembra che quello che dice, che un po' con leggerezza ma con profondità ha tirato fuori Ennio, sia il cuore della questione. Ci sono delle parole che vanno esplorate tutte. E la prima parola che ha tirato fuori così con nonchalance, desiderio, è Santa Maria, desiderio. Desiderio. Pazienza, metodologia, un metodo, desiderio, pazienza. Già qui queste tre parole chiave sono i nodi, no? Perché senza desiderio non solo non si costruisce, non si fa comunità, ma non si fa, non urge la domanda in un territorio, non urge la domanda ma io cosa devo essere, fare, cosa è possibile fare, perché il punto è un desiderio rattrappito. C'è la gente, guardate, io stasera pomeriggio sono pieno di guai, ma sentendo quello che ha detto Ennio sono rinato, perché il punto non è che siccome ci sono i guai, i problemi, il desiderio è rattrappito, perché il desiderio urge dentro tutte le situazioni. Quando sono arrivato per un destino misterioso a Milano 8 anni fa, ho scelto le scuole più brutte in assoluto. Sono andato a vedere la scuola di via Sapri, questa è la scuola più brutta del mondo, va bene. Sono andato a vedere la scuola dell'infanzia, una specie di recinto, ho detto va bene, ci sta. Sono andato a vedere via Magrello, ci pioveva, se ne andava via la luce, va bene, ci sta. Sono andato a via Gallarate, c'erano montagne di rifiuti dietro la scuola che erano sequestrati per lavori, ci sta. Ecco, sono arrivato. Poi sono andato a vedere l'istituto per cieco, ho avuto la tentazione luciferina, dicevo, oh, ma una bella presidenza, tu vieni dal liceo, hai fatto un liceo importante, la bella presidenza, ma qua non c'è manca la stanza per la presidenza, mi diceva la vocina, ma no, vattene all'istituto per cieco, guarda che bello, sembra un mezzo sottosegretario. Alla fine, Angelo, ma perché vuoi morire borghese? Senza desiderio. La questione del desiderio stasera di Ennio mi ha schiodato da tutte le preoccupazioni di oggi. Il desiderio di rimettersi in moto personalmente, perché il desiderio è contagioso. E quindi quando sono arrivato, la prima cosa in cui mi sono accorto che io ero ridicolo da solo, potevo essere portato al manicomio. E allora rimettere insieme è la domanda che io avevo. Scusate, io ho una domanda educativa addosso, di costruire, ma non tanto di fare per il fare, di costruire per me, per voi, ma soprattutto perché per i figli. E allora, la prima cosa, scusate, sono stati gesti da pazzo, me l'hanno riferito questi giorni, sono andato a tutte le realtà vicino a scuola, sono andato alla Serie A di pallavolo
mi hanno preso un po' per matto. Dico, ma noi siamo, ci separa un muro. E ho scoperto che c'è un mezzo cancellino, mezzo cancelletto. Ma come possiamo insieme? Sono andato alle parrocchie. Ma scusate, avete dei punti di aiuto allo studio? Ma come possiamo insieme? Insomma, questo desiderio, scusatemi, mi ha costretto ad agire. Era una domanda il desiderio che avevo, ecco perché è la parola chiave, era una domanda. E quindi, come dire, mi ha messo in moto, ma tuttora urge questo desiderio. Mi ha messo in moto fino ad arrivare, e nessuno si scandalizzi, fino ad andare a un centro sociale, che non era nella mia storia, ecco quanto mi ha interessato questa cosa che dice Ennio sulla diversità. Non era nelle mie corde, nella mia storia, ma tanto è vero che io ho cominciato a meravigliarmi dell'amore per la diversità strada facendo, perché andare al centro sociale e beccare una banda, la banda degli ottoni, la famosa banda degli ottoni, e provocarli, ma provocare anche me, dicendo: signori, mi piacerebbe essere come voi, contro una bella bevuta di vino e una suonata. Ma io ho il problema dei ragazzi, perché non vi coinvolgete? Ecco, da allora, 8 anni fa, è nato uno spettacolo di gratuità che mi aiuta a fare il preside, perché ho bisogno di vedere questo desiderio e questa pazienza, questa metodologia di cui altra, di cui parlava Ennio, in azione. Questi disgraziati all'inizio mi hanno risposto: noi siamo un collettivo, ci dobbiamo pensare. Perché sono rimasto, che io ho detto: non vorrei morire borghese come voi, e lì sono stati provocati. Qui, dopo qualche giorno, mi chiamano e 4-5 di loro si mettono a disposizione per una banda, ma non la chiamano banda, la chiamano palestra, palestra di musica popolare. Sono andato a spiarli tutti i venerdì, ma non per una questione di controllo burocratico, per imparare. Perché dalla gratuità loro sono nate tante idee, ma è nata l'idea di dare uno strumento, di far sì che lo portassero a casa, e poi è quello, come dice Ennio, la diversità, questa è importante, per quelli fanno un'assemblea, ogni cosa, ogni decisione fanno un'assemblea, ma, e questo ha significato che un professore universitario facesse il presidente dell'associazione per alcuni anni, per un anno e mezzo. È nata un'associazione, ma dopo del tempo, dopo una lunga semina, un'associazione. Ma la cosa bella che mi ha fatto emozionare la settimana scorsa, che l'associazione, cioè, c'è un passaggio, il presidente è una di 19 anni che ha fatto scuola, che è uscita da questa scuola quando ero preside, la terza media, no? Ed è presidente. Allora ho detto: ecco il compito di un patto educativo, ridare alla comunità, alle persone, la responsabilità del proprio quartiere, del proprio ambiente, e dire che non è una questione della scuola, è una questione del preside, è una questione personale, servire, ma non in termini astratti, filosofici, servire la comunità. Quando ho visto questa ragazza di 19 anni, il presidente, che come dire, è venuto a un tavolo, ho avuto un attimo di soggezione. Ma ho detto la banda, ma questo è stato dentro un incontro, non a tavolino, veniva fuori da questa curiosità, perché dentro questa curiosità poi sono venuti fuori, è venuta fuori l'esigenza di dire ai genitori: io ho capito che il pettegolezzo non finirà mai, le chat dei genitori, ma non facciamo discorsi, queste cose non finiranno, durerà, ma che dentro le chat ci possa essere una responsabilità dei genitori legata alla progettualità e legata alla presenza nel quartiere. E ci abbiamo provato tanti, diversi tentativi che sono andati come sono andati, pieni di rischio, fino al punto che poi qualcuno pure si è stancato, ma fino al punto di generare un'associazione, ancora questa riconosciuta, che va per conto suo, associazione liberamente fatta di genitori e alunni e figli che hanno una responsabilità per quartiere. Scusate, l'associazione della scuola? No, non è l'associazione della scuola. La banda, la palestra è della scuola? No. Ecco il patto educativo territoriale. Il patto educativo territoriale non deve generare
come dire, dei dipendenti, dei come dire, delle qualcosa di un reggimento. È interessante questa questione della libertà, perché la banda è un figlio adulto, fino al punto che la banda fa scommette per conto suo, fa altri spettacoli, ha i progetti, e io non devo sempre stare lì a reggere il moccolo. Ma come l'orchestra otto note nate nel territorio, nella scuola, nata tra discussioni, dialettica, insomma, l'orchestra otto note non è l'orchestra della scuola, è l'orchestra diretta da una ventenne come presidente, 20 anni, e che è l'orchestra che fa la sua strada. Anzi, non mi ti trovando tutte le volte, se fanno pure dei concerti importanti, io mica ci devo rimanere male, mica il figlio invita sempre i genitori, ma non è un problema, pure io devo crescere, e fa la sua strada, e quindi l'orchestra, la banda, e poi l'esigenza di pensare ai genitori che possono essere protagonisti dentro un patto, e poi Save the Children, cioè non pensate che sia un'organizzazione semplice, perché arriva in una scuola, si insedia, io do tutto, pure perché non è mio, in nome della Costituzione, in nome della diversità, si inseguono, se, eppure loro sono precisi, devi amare la loro diversità, è una realtà tosta. Ma come non riconoscere quella, come dire, quell'essere chini sul bisogno di alcuni ragazzi? E come non essere chini sul fatto che alcuni ragazzi hanno avuto la possibilità di fare esperienza di apprendimento significativo in un contesto non scolastico, non formale? E che cosa sono le competenze? Come non pensare a delle facce che hanno fatto l'esperienza con loro e che hanno vissuto delle carezze dentro un rapporto? E quindi, come dire, sto pensando alla banda, all'orchestra, l'associazione dei genitori, Save the Children, un gruppo di anziane, Fondazione Perini, che lavorano ancora con le mostre, disponibile sempre a fare, sempre a essere presente con la mostra. E poi, come dire, l'associazione sportiva che è nata in quel quartiere e che a un certo punto diventa importante con 10-15 punti a Milano, però tu gli chiedi, guarda, adesso sei cresciuto, sei importante, però perché non provi anche nel curriculare, nell'extracurriculare, a dare una mano, non a noi scuola, ma al quartiere con più, dove sei nato, con un'altra faccia, e allora dai, prova con l'Olimpiade. Il patto educativo diventa carne, storia, non un'idea. E poi, come dire, in qualche modo l'impatto con natura sì, ma dai, ci date una mano, noi vi diamo una mano. Guardate che quando ci si coinvolge non si capisce la contaminazione dove va a finire. E questi ci provano gusto, nasce un orto, due, tre, quattro, di colpo nascono 100 in tutta Italia perché si gasano, perché vedono che l'orto è una modalità, è una storia, è un legame. E ci sono degli anziani che parlano dei fiori, delle piante, come se fosse il sacro, no? È sacro. E quindi natura sì, ma... E poi succede una cosa, che ti viene un'azienda, chiama Otto e ti dice, sentite, noi vogliamo dare in fiancata una cosa, un po' di signorina, un po' di belle ragazze. Tu dici, no, la scuola, no, non abbiamo bisogno di belle, sì, belle ragazze, sì, va bene, no. Se vengono, non è che urtano il contesto, però vogliamo qualcosa di più dell'azienda, siete nel territorio, tirate fuori, tiriamo fuori, tirate fuori, perché non è il problema solo mio dell'educazione, tu stai nel territorio, tu sei dentro il contesto del bene comune. Allora, ma come, non volete solo una giornata, l'impiangatura, le signorine? Sì, vogliamo pure quello, però tirate fuori un progetto ampio che respiri, che faccia respirare il territorio. Allora che dite? Progettiamo un'aula aperta? Già questo è importante, però andate a tirare un giardino verticale. Pensate alla grande, perché siete un'azienda grande. Questo detto a un coreano, che è il presidente in abruzzese. Insomma, c'è stato un po' di fatica, però. E poi, vado verso la fine, se no vi annoio. E poi, come dire... Tante realtà piccole
come dire, circolo 77, sono dei settantenni, ottantenni che si trovano, fanno cultura, ma come non tirarli dentro nell'esperienza del patto educativo? E poi, scusate, poi il banco alimentare, perché c'è un'app là, come dite in inglese voi, noi abruzzesi ancora ci arriviamo, c'è un'app del banco alimentare, però poi si annusano quelli del patto e si incontra il banco alimentare e Natura sì, e mentre si incontrano facciamo le riunioni, dicono, ma noi possiamo ritirare i freschi da voi? Ah sì, possiamo ritirare i freschi. Allora, ecco, il patto educativo è sempre incinto perché c'è una contaminazione e ritirano i freschi. Attenzione, questo patto educativo diventa importante anche per il periodo di emergenza, perché nel periodo di emergenza tu stai davanti al computer con i ragazzi ti dicono che non hanno mangiato. E che fai il discorso? Continuate a studiare, mi raccomando. Non mangiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 famiglie. Ecco allora che il patto educativo, Natura sì, banco alimentare, ecco perché in quei giorni arrivano dei camion di prodotti alimentari. Vedete che il patto educativo non è un'idea, è un'esperienza. Poi, scusate, il problema di Ennio quando dice desiderio, pazienza, metodologia, ci serve la curiosità di esplorare, diceva Ennio, ma mica deve essere d'accordo su, dicevo, non bisogna essere d'accordo su tutto, e poi bisogna aspettare le circostanze favorevoli. Ma quando accadranno queste circostanze favorevoli nella vita di una persona, nella vita di una comunità? Mai accadranno, forse quando moriamo, no? Sì, sicuramente nell'eternità. Ma le circostanze favorevoli sono sempre, ogni giorno, perché quando tu desideri così e cresci, accade qualcosa di, accadono delle cose straordinarie. E poi, man mano che cresci, sto parlando di 8 anni di... E poi incontri, poi dici, ma sto cacchio di campo, scusate l'espressione, di campi, campetti dentro una scuola, come si può fare? Ecco, la Fondazione Mila interviene, poi quando sei curioso nasconde i rapporti. Se sei morto... Ma quando sei curioso e umile, nascono i rapporti. La Fondazione Milan che vuole, deve rifare un piccolo villaggio sportivo dentro una scuola, e che? Ma non si può fare, un municipio comune, ma non è una cosa inedita. Ma no, perché non si può fare? Per i ragazzi, si può. Proviamo, uffici contro uffici, alla fine si fa, si ristrutturano sti campi, una cosa bella, ma appena rifatti i campi, nel patto educativo territoriale si convoca per il 23, adesso, ottobre, l'incontro è, che convenzione facciamo su sta cosa, chi gestisce questi campi insieme alle palestre, come il binomio sport-musica può rispondere al desiderio, alla curiosità dei ragazzi. Ecco allora, però, a un certo punto, tutto questo casino, insomma, telefono una mattina Don Mazzi, bisogna fare la scuola del villaggio. E chi è questa scuola del villaggio, Santa Maria? Io vengo da un paese. Bisogna fare una scuola, la comunità. Ci serve un clima, ma la comunità non nasce così, è lenta. È la questione del seme, anche Ennio parlava di coltivare. Ecco, poi allora si inserisce la Fondazione Exodus. Quindi vedete, è una composizione lenta di piccoli, grandi, poi la Fondazione Laurus. Insomma, è un lavoro lento di coltivazione, dettato dalla pazienza, da un amore. Il metodo lo stiamo imparando piano piano, però non mi dite però che è una questione d'automatismo, perché mo detto tra noi, il 23 ci incontriamo, chi fa cosa si capisce, anzi viene pure a tenere la cosa Riccardo Bonaccina, quello che è fondatore di Vita. Ma non è che faremo una conferenza sulla globalizzazione, ma come su un pezzo di territorio, chi fa cosa, ma non è tanto fare, chi fa cosa per costruire una comunità, ma starei per dire per costruire la persona. Oggi mi è scappata una lacrima, ve lo dico,
perché la situazione di emergenza che viviamo, mi telefona una poliziotta, una situazione grave, viene un ragazzo in terza media, entra con la mamma ben provata, gli dico, uè, che è successo? E lui, veramente nessuna scuola mi vuole. Allora sei capitato bene. Io non ti conosco bene, ma ti voglio. Adesso non sarò solo io a volerti e ti faccio conoscere, ti faccio vedere perfino la classe dove andrai. E l'ho portata in classe, ho visto che c'erano altre marocchine. E dice, no, questa è marocchina, questa è una marocchina che sogna di fare la scrittrice. Alla fine siamo andati giù e mi ha detto, oggi sono rinato. Secondo me i patti educativi sono per le persone, per i singoli, anche per uno, perché la coltivazione, noi seminiamo, non sappiamo quello che raccogliamo, raccoglieranno altri, ma la coltivazione fa bene all'umano e l'umano si risveglia e ringrazia attraverso un ragazzino che magari non ha, vive quello che vive. Secondo me dobbiamo riprendere questa parola di Ennio della coltivazione. Ecco perché la burocrazia, i guai, tutto quello che c'è non prevarranno. Dovrà prevalere quotidianamente questo sguardo sul singolo e sul ricostruire legame. Attenzione, non una volta per sempre, si rifà continuamente. E questo la bambina Speranza ci aiuta. Grazie. Grazie Angelo per questa testimonianza di curiosità, come hai detto tu, e anche di grande passione per il ruolo che ricopri. Ennio, se vuoi tornare anche tu in video, così abbiamo un po' di spazio per le domande. Eccoti. Eccomi. Allora, pongo le domande a entrambi, in modo che, visto che già i vostri interventi sono stati in qualche modo speculari, Angelo ha illustrato praticamente alcuni dei punti di cui tu, Ennio, ci avevi parlato prima. Una domanda è relativa a, alla partecipazione dei docenti, perché sicuramente il patto educativo, diciamo, è abbastanza dispendioso per quanto riguarda la partecipazione e l'impegno dei docenti. Quindi quali possono essere delle strategie da utilizzare per aumentare il coinvolgimento dei colleghi che magari possono essere inizialmente poco predisposti a un'attività di questo tipo? Ennio, se vuoi partire tu. No, lascerei partire prima Angelo su questa domanda. Sì, ci sono dei problemi di audio per questo, no, non sono sicura che... No, dicevo che su questa domanda lascerei un attimo partire Angelo, poi io vado in scia. Mi sentite? Io ti sento, sì, non so se Angelo ha dei problemi di audio. Allora magari Ennio, vado con un'altra domanda e poi questa la riserviamo ad Angelo per dopo, quando sarà ripristinato il suo audio. Va bene? Sì. È una domanda che viene ovviamente dai docenti e che sta molto a cuore anche a me, a Save the Children. Quindi qual è il ruolo dei ragazzi e delle ragazze nella costituzione di un patto di comunità e come questo può aiutare anche ad aumentare la loro partecipazione non solo nella vita scolastica ma nella vita territoriale? Ma qua questa domanda che poni secondo me è radicale, cioè è proprio radicale, nel senso che va, che porta alle radici, cioè sono gli adulti che fanno la comunità per i ragazzi, ed è un'ipotesi,
quindi sono quelle reti formali dove le istituzioni si parlano, che è ottimo, non è una cosa negativa, dove l'assistente sociale del comune è in contatto con la scuola, dove la scuola è in contatto con il don dell'oratorio, ed è un livello. Quindi è un fare comunità, fare rete, come si suol dire in un gergo, fra adulti a favore dei ragazzi, parla dei ragazzi, eccetera, eccetera. Poi, ed è un livello. Secondo me c'è un altro livello, che è fare comunità con i ragazzi, cioè l'idea che un giovane in crescita sia parte di una comunità. Cioè, non è che c'è la comunità degli adulti che fa le cose per i ragazzi, ecco. Ma ancora di più, secondo me, è la radice, che questo fare comunità con i ragazzi significa che una delle cose che noi sappiamo è che una delle forme per cui si generano legame sociale è proprio il fatto di fare qualcosa per e con, cioè è attraverso questo che noi facciamo comunità. Chi ha un'esperienza di appunto, anche di genitorialità, se lo sa, le sue relazioni sociali cambiano, si ritrova volente o nolente in un sistema di relazioni che non c'era prima. Quindi noi l'abbiamo un po' privatizzata, ma è un'esperienza sociale. E quindi secondo me è un'occasione per noi. Non è solo che lo facciamo per star meglio noi. Cioè, quindi i ragazzi in questo possono essere o dei destinatari finali, e va bene, non è cosa, secondo me possono essere molto di più, cioè possono essere degli attori, ma ancora di più è che attraverso i ragazzi noi appunto rigeneriamo la nostra forma di comunità. Quello che emerge in alcuni studi, per esempio, dove ci sono forme di comunità collaborativa educante che sono più avanzati, si mostra che gli adulti anche si aiutano fra di loro, cioè si generano dei meccanismi che portano vantaggio e qualità di vita. Ecco, quindi io supererei una visione che è tipicamente da rete fra servizi per gestire meglio i problemi, andrei verso un orizzonte che è una forma attraverso cui fare patti territoriali di comunità significa intorno a un centro, a un fuoco, che è quello della crescita, dell'istruzione, si rigenera un'intera comunità. Secondo me è una grandissima opportunità per il mondo adulto, anche per vincere uno dei fenomeni più potenti del XXI secolo, che è la solitudine. La solitudine è un fenomeno imponente, che impatta la salute mentale, che impatta il consumo di servizi, che impatta. E secondo me attraverso queste esperienze si rigenerano forme di legame sociale che fanno bene a tutti, non solo ai ragazzi. Grazie Ennio. Infatti anche nelle attività che Save the Children sta facendo in questo periodo, come dicevo all'inizio, proprio per la costituzione di patti educativi territoriali, ovviamente la voce dei ragazzi insomma, viene dato molto credito alla voce dei ragazzi, e sono assolutamente inseriti come elementi della comunità educante, quindi non come fruitori dell'attività che fanno gli adulti, ma come elementi che esprimono la propria opinione anche sull'attività che si realizza a livello territoriale e come comunità. Nel tuo intervento, e anche Angelo ci ha fatto qualche esempio, hai parlato anche della collaborazione con le aziende, che è un elemento più nuovo rispetto ad altri. Puoi portarci qualche esempio, anche senza entrare nel dettaglio di quale azienda, però qualche esempio di collaborazione a livello territoriale in cui l'intervento dell'azienda è stato poi importante e come è stato valorizzato? Sì. Angelo ha fatto degli esempi bellissimi. Le aziende sono delle realtà, è un mondo molto variegato in cui troviamo l'imprenditore
che non riesce a cogliere questo, ma troviamo invece imprenditori che sono molto interessati a questo, ma ti dico di più, che alcuni hanno un vantaggio interno enorme, perché fanno comunità. Uno mi ha detto, ma io risparmio anche nel team building, costruisco appartenenza, motivazione, energia, perché noi, le neuroscienze ci hanno insegnato che quando facciamo qualcosa di buono o di utile per gli altri, si generano dei neurotrasmettitori nella mente che producono benessere. Quindi l'altruismo, specie specifico di noi umani, non ha solo una base etica, ha una base neurofisiologica, neurochimica. Questo noi ce lo dimentichiamo. La nostra specie in 150.000 anni si è sviluppato cooperando, e quindi l'essere immersi in un ambiente competitivo non è che significa che noi non abbiamo i neuroni specchio, ce li abbiamo i neuroni specchio, e ce l'ha anche il coreano responsabile delle risorse umane con cui ha parlato Angelo. Quindi io ho trovato delle esperienze fantastiche, ma questi trovano un vantaggio. Cioè, posso citare un posto nell'estrema periferia milanese dove sono andati lì, dicendo, ma noi facciamo questo, si chiama volontariato aziendale, e quindi regaliamo una giornata, diciamo, a un'organizzazione del territorio, quindi i nostri lavoratori che sono retribuiti quel giorno, questa appunto realtà di una periferia milanese ha fatto queste esperienze. Si sono presentati tutti questi uomini, questi maschi, un sabato, che erano retribuiti, e hanno messo posto, imbiancato, fatto. Ma che cosa è successo? E fin qui ci siamo, va bene. Ma che cosa è successo? Che la maggioranza di questi, coi figli a casa, con la moglie, non aveva fatto nella propria vita volontariato. Distanti da questo mondo, e hanno detto, però sta roba, come si dice a Milano, è una figata. E quindi sono tornati la settimana dopo con la moglie e i figli a fare, hanno fatto la cena lì, si sono conosciuti, cioè e per loro ha detto, ma io però ho il lavoro, io sono anche un cittadino, sono un padre. Quindi noi dobbiamo anche capire che il volontariato organizzato classico funziona fino a un certo punto nell'intercettare un'energia altruistica che la nostra specie comunque ha. E uno fa l'impiegato lì, non ha mai fatto il volontario perché in famiglia non è stato educato, cioè, ma non è che non è interessato o interessabile, non è che sono tutti degli individualisti. Quindi questa rete di esperienza attraverso le appunto aziende accende meccanismi molto interessanti, che sono per l'azienda vantaggiose in termini di responsabilità sociale di impresa, di team building, per la comunità interessante perché si muovono risorse, ma è anche interessante perché intorno alla figura sociale del lavoratore si riaccendono forme di mutualismo territoriale che sono tipiche del Novecento, per esempio, che in molte aziende si sono perse. Quindi secondo me cioè bisogna osare questa roba qui. Uno dice, ma figurati se gli interessa. Certo che gli interessa, perché no? Perché no? Non so. Grazie. Se mi sono spiegato. Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Ci senti, Angelo? Sì, sì, sento. Ok, allora prima noi ti sentiamo, sì. Posso fare una sottolineatura rispetto a quello che dice Benio? Scusate, gioco al rimorchio stasera. Vorrei essere sempre rimorchiato così, con questa intensità. Quello che diceva Ennio si declina anche rispetto, perché volevo dire sì, associazione, aziende, dobbiamo parlare anche di persone. Il fatto che abbiamo tirato giù il registro del volontariato, poi il Covid ha interrotto, adesso vedrei come riprendere questo registro, questo albo, scusate, non registro del volontariato. E perché accade un fenomeno interessante, su questo sto studiando, ma che cosa vuoi studiare? Quello che diceva Ennio, che non c'è, a parte i neuroni, c'è chi dà con intensità, riceve e si rimette in azione. Faccio un esempio per farmi capire. Prima di Save the Children, nell'era della pietra,
c'era un aiuto allo studio, si chiamava, come si chiamava? C'era un aiuto allo studio, si chiamava ICARE, boh, mi ricordo. A un certo punto, il primo volontario incontrato per strada era una depressa scaricata da un'azienda che per strada mi ha balbettato: scusi preside, io ho bisogno di portare libri. E io ho detto: ma che ci faccio con dei libri? So che fa delle biblioteche. No, io voglio qualcosa di più, voglio che delle persone si coinvolgano su un pezzo e facciano fiorire quel pezzo. Questa qui, dopo un po' di tempo, è tornata: ci sto. E io, che non sono normale, ma pure la vicepreside, abbiamo pensato a questa che è cacciata dal lavoro a fargli coordinare l'aiuto allo studio con tanti volontari. Non è normale. Per farla breve, oggi questa è una prof di ruolo. Perché? Perché chi dà si rimette la cravatta, non la cravatta, si rimette fisicamente, psicologicamente. Questa è una prof oggi, era una tirata fuori da un'azienda, quindi mentre faceva volontari la notte cominciava, va bene, vicepresidente, ci sono queste possibilità di l'università, tutte ste, oggi gode, ma come tanti che facendo un pezzo di strada si cominciano a venire con la borsa di pelle. Io sto portando anche una sacca che mi è bucata pure, adesso la metto a po'. Questa è una borsa di... perché riprendono dignità. Dignità! E quindi quell'esperienza, quel pezzo fa bene alla salute. Fa bene alla salute, fa bene alla comunità, fa bene alla salute, fa bene alle mogli, fa bene alle farmacie, non fa bene alle farmacie naturalmente, qualche cosa, non fa bene agli psicologi. Perché uno, se dà, è contento, non sta di sto male, sto male, sto male, sto male. Quindi questa esperienza anche del singolo è un'esperienza che dobbiamo esplorare, come dobbiamo esplorare, mo sto Covid ha rotto un po', perché pure l'esperienza della gente che ha 70 anni, 80 anni. Questa gente è preziosa, sono, come dire, gemme nel territorio. Le gemme nel territorio bisogna rimetterle al proprio posto, perché raccontano, narrano, e noi siamo assetati di narrazione, anzi è quasi una carezza quando non ti racconto, ma ti racconto, ma che bello, quando uno sente, adesso ti racconto, già si crea un'atmosfera, già pure Alessia ride, no? Ma ti racconto, ah, ride. Angelo, senti? Visto che parli del coinvolgimento delle persone, qualche docente ha chiesto nella chat come fare a coinvolgere i colleghi che magari sono meno motivati, perché comunque partecipare a delle attività di questo tipo richiede un investimento personale che va anche oltre ovviamente l'orario prettamente scolastico e lavorativo. Quindi nella tua esperienza... come si risolve un po' il problema della partecipazione, questa volta non dei ragazzi e delle ragazze, ma dei colleghi, dei docenti? Bisogna ritornare all'intervento di Ennio, cioè è possibile fra diversi condividere obiettivi comuni? Uno, è possibile che il clima aperto non si chiuda di fronte a una resistenza o di fronte a un silenzio? Cerchiamo di capire questa cosa che ha detto Ennio, però poi lui mi può pure smentire, perché è quello che ho capito io. Cioè, se noi di fronte a un tentativo, quello ci sta, quello non ci sta, tu chiudi, tu sei quello dei miei, quello dei suoi, quello è così, è già finita. Cioè, per coltivare, quello che diceva Ennio, parlare di coltivazione, ci vuole tempo, pazienza e soprattutto bisogna abbandonare il comportamentismo, la logica comportamentista. Molto lo dite, la dico sta cosa. Hai capito? No, non ho capito. La dico un'altra volta. No, ma tu l'atteggiamento... adesso basta. Cioè, bisogna aprirsi a una... logica diversa che presuppone il perdonare la diversità. Scusate, l'educazione è perdonare la diversità, perché se no chiami tutti ad un allineamento che, se non è ideologico,
di un certo reggimento. Qua comando io, si fa così. E invece, secondo me, gli adulti, anche i più vecchi, devono vedere qualcosa che è legato al brillio degli occhi. Quando uno si innamora, gli occhi non sono tiepidi. Il brillio degli occhi è collegato al desiderio, è collegato alla costruzione, è collegato a quel volontario che gode, perché dà, ma riceve, è legato a un riconoscimento, è legato, come dire, a un fare qualcosa, non per il fare, sennò uno si rompe pure le scatole, ma a un fare che diventa una pienezza. Scusate, se ci togliete questo alla vita, mamma mia, che eredità. Tu sei mio, questo è mio, è come ridurre il desiderio. Io approfondirei quella cosa del desiderio che dice, ridurre il desiderio. Invece, vivendo così, il desiderio si amplia. E quindi, scusate, le resistenze ci sono, perché all'inizio, 8 anni fa, uno mi ha detto, ma che vuoi fare? Vuoi mettere il genitore dentro la scuola? Hai fatto pure la stanza per il genitore? Sì, pure la stanza per il genitore. Ma che vuoi fare? L'associazione dei genitori? Poi questi ci dicono, ma che cosa vuoi fare? Vuoi far entrare a scuola gli altri che? Quindi tutte le obiezioni. Ma dentro le obiezioni non puoi rischiare di chi sta con me, chi sta contro di me. Pazienza, e piano piano si crea una cultura. Per cambiare dobbiamo piantare alberi, molti alberi, molti. Grazie. Prego. Ennio, tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quanto ha detto Angelo? Sì, siccome lui è molto bravo appunto ad evocare queste, io faccio il freddo studioso di psicologia sociale. I processi di innovazione e di attivazione raramente partono con grandi numeri nella storia umana, però hanno una caratteristica che è stata studiata, che viene chiamato appunto sviluppo per minoranza intensa, cioè non è il piccolo numero, è un elemento fisiologico dell'innovazione. Però dipende come procede questo piccolo numero. Se ha la caratteristica che diceva Angelo, influenza e a medio-lungo termine produce cambiamento. Uno va in un posto e non, dice, ma in quanto eravate all'inizio? In 3. Ma come in 3? Ecco, questa cosa non è da poco, e la minoranza intensa è proprio un meccanismo studiato dalla psicologia sociale francese, che mostra che in genere è un piccolo gruppo di persone che non è solo mosso da valori, da obiettivi, da desiderio, eccetera, ma pratica quello che desidera e desidera quello che pratica. Lo fa con piacere, lo fa. Non è preoccupato che l'altro non viene. Dice, ma come mai non è venuto? Lo fa lui, lo fa lei. E lo fa dal fatto che il collega non ha detto che non, però io non ci... Cioè, noi non convinciamo le persone, le contagiamo. E quindi la partecipazione funziona così. L'altra caratteristica è invece la legittimazione istituzionale, perché io posso avere un meccanismo di minoranza intensa sul territorio dal basso, ancora la banda che è stata citata prima, che per i milanesi è un classico, quello del, appunto, gli ottoni, la banda degli ottoni, nasce spontaneamente, no? Ecco, in un'istituzione cioè, ci vuole, adesso non è per fare, ci vuole il dirigente che condivide e dice fate, appunto vi aiuto, vi sostengo, non vi blocco, formalizzo, istituzionalizzo, legittimo, organizzo, proteggo, pianifico. Serve una serra, che è una serra, e anche se no le piante muoiono alla prima gelata. E quindi i patti, la legge, i patti sono delle forme, per usare la metafora della coltivazione, sono una serra, perché la piantina dei 3 che stanno a fare il pomeriggio alla prima gelata muore. Se poi dipende, ecco, questa combinazione fra minoranze intense, lungo
appunto, passo da maratoneta e serra, cioè nel senso di appunto dispositivi formali, legittimazione, un po' di soldi, un po' di spazi, genera un meccanismo che è molto studiato, in cui la minoranza intensa inizia, quelli che all'inizio dicevano io non posso, a un certo punto non si sa perché, a un certo punto saltano dentro. Ma se voi guardate tantissimi fenomeni di innovazione sociale così, dal consumo critico alla moda, cioè agli orti sociali, cioè, tantissime cose nascono da piccoli gruppi e hanno dentro una caratteristica particolare che è il piacere di fare le cose in cui credi facendole, cioè tu stai, le fai bene, ti piace, il collega non c'è. Se cominci a concentrare la tua attenzione su quello che non c'è, il gruppo funziona e quindi il gruppo si spegne, c'è il fuoco di paglia. Ecco. Aggiungo un'altra cosa in questa, ma non è un'analisi quella di Ennio, ci sono delle intuizioni che sono la lettura della realtà, ma questo non c'entra manco la psicologia, è anche e soprattutto ontologia e amore reale. L'amore reale è chi guarda la realtà. Quindi questi spunti però poi vanno ripresi. Se in qualche modo, se ci date pure una scheda, forse ci aiutate. Ma c'è, mi sono scordato quello che devo dire. Ero talmente concentrato su quello che ha detto, va bene, ma mi arrendo, ragazzi, sono anziano, scusate. Volevo dire una cosa importante, mi sono concentrato sulla contemplazione e basta. Abbiamo visto durante l'intervento di Ennio comunque i vostri sorrisi che sicuramente confermavano nella pratica quello che ci stava raccontando Ennio. Restano veramente pochi minuti, quindi Angelo ti faccio una domanda però velocissima. Immagino che tutto quello che abbiamo detto finora sia ancora più rilevante in questo momento, sì, con tutte le norme che ci sono a causa dell'emergenza, quindi sì. Immagino che sia così, è così l'importanza, sì, della terra anche in questo caso. Credo che un po' la sintesi dell'intervento di Ennio sia legata alla profezia. La profezia è oggi è guardare la realtà. E quindi l'antidoto alla paura è guardare la realtà, è ancorarsi alla realtà e ancorarsi a una speranza che non è ottimismo vacuo, l'ottimismo della volontà, è quella cosa del piacere che diceva lui, è quasi in senso bruneriano godimento. Io sto godendo perché vedo qualcosa quella semina della serra, non vedo tutto, meno male, altrimenti diventerei pure un presuntuoso delirante, ma qualcosa, scorgo l'alba. In che senso? Scorgo l'alba nel senso che nel bene e nel male, in qualunque circostanza si può costruire. Questo significa una fecondità inaudita. La profezia di questa sera, del dialogo nostro è questa. Forse questo dialogo meriterebbe di andare oltre queste, oltre quelle di riprendere, di fare riprendere a Ennio quelle, ogni pezzo, perché la profezia non è un'analisi vacua per vecchi, per gente priva di energia e di speranza. La profezia è oggi costruire e sapere che questa costruzione è feconda, col Covid, con le paure, con quelle persone che hai, con quegli insegnanti che hai, con quella segreteria che hai, perché guardate, è un romanzo, con quelle persone che hai, con quel quartiere che hai, con quel ponte della Ghisolfa che hai, costruire un pezzo di umanità. E questo significa l'educazione. Questa è l'educazione.
Ecco perché non è un problema solo della scuola, è un problema dell'ultimo che arriva, di un bambino, di un ragazzino marocchino che dice io sono rinato e riaccende te vecchio. Sono rinato perché da un sì, e riaccende te vecchio e il sangue scorre. Quindi è possibile costruire, è possibile costruire, è possibile dialogare con Save the Children e amarla, è possibile dialogare con la banda anche se fanno un collettivo ogni 6 ore, è possibile, come diceva Ennio, anzi col tempo diventa un amore, col tempo la diversità è un amore, e quindi un amore fino ad arrivare che la gente, pure quella che ti rompe, diventa un amore perché costruiscono un pezzetto. E quindi tu non sei padrone di quel pezzetto, di quel patto. Oggi la difficoltà nella lettera di invito per 23 era vi invito, ma no, non sono io che vi invito, ci ritroviamo. Era discussione tra me e 2 o 3 persone sul verbo da usare all'invito. Come? Non è che sono io che ti invito. Ma ci dobbiamo vedere. Ma no, ci ritroviamo? Senti, dobbiamo fare quelle... Ecco, perché il patto è la possibilità di gente libera tendenzialmente che costruisce, e il bene comune non è più una metafora o una meteora, ma questo lo dico per voi più giovani, è la profezia, la speranza di poter costruire a mani nude, senza aspettare le riforme, le cose, i cambiamenti epocali. Grazie. Grazie, grazie mille Ennio e grazie Angelo. Ringrazio anche Rossella che è stata, ciao, l'abbiamo grazie. Vista parzialmente, la vicepreside del... Non è la vicepreside, è quella che porta la carriola e che, e che poi, come tanti altri, perché le idee hanno bisogno di carne, di cuori, no? È quella che coltiva pure, siamo coltivatori diretti. Coltivatore diretto. Grazie ancora. Questa della serra di Ennio io me la rivendo subito stasera. Eh sì, sì. Devo io dire stasera... che è molto significativa. No, non una metafora una serra... molto significativa. Mi dispiace, un giorno dirà l'ho detta io, non me ne frega niente, me la approprierò. Lo pregherò, questa della serra me la rivendo. Va bene. Grazie. Allora, come dicevo all'inizio, questo appuntamento di oggi chiude il primo ciclo di 6 incontri che erano appunto settimanali. Il prossimo sarà tra quasi un mese, il 3 novembre, sempre un martedì. L'orario è sempre lo stesso, 16:30-18, e approfondiremo un tema che abbiamo parzialmente trattato oggi, e quindi quello della partecipazione e della partecipazione degli studenti, in particolare come la partecipazione può essere una chiave per il successo formativo. Quindi grazie ancora Ennio, grazie Angelo e Rossella, a presto, buona serata. Grazie. Ciao. Ciao.